Sì, e ti vediamo. È che spesso ci dimentichiamo di te. Per esempio, sapete come si cucinano le patatine fritte? C'è una cosa che, se non riciclata bene, è un nemico per l'ambiente che ci circonda. Scommetto che avete già indovinato. Oggi parliamo dell'olio. Gli oli che si usano in cucina, quelli delle fritture, dei soffritti e che avanzano nei barattoli dei sott'olio o delle scatolette di tonno, prendono un nome un po' buffo. Oli alimentari esausti. E non vuol dire che siano particolarmente stanchi, ma che sono già stati usati e quindi non si possono più utilizzare. O almeno non come si potrebbe pensare, perché questi oli possiamo riutilizzarli e trasformarli in qualcosa di nuovo. Come vanno smaltiti, secondo voi, gli oli esausti? In giardino? Perché crea una pellicola sottile sottile attorno alle piante che poi non saranno più in grado di assorbire l'acqua e quindi moriranno. L'acqua? Se versato in acqua, l'olio forma una specie di patina cambiandone gli equilibri e impedendo il passaggio dell'ossigeno e poi danneggia pesantemente i tubi, gli impianti di depurazione da cui ci arriva l'acqua che beviamo. Quindi, versare l'olio nell'acqua è dannoso per i nostri pesci, per le nostre piante e per tutto l'ambiente. E non vale dire tanto è solo un goccio, che vuoi che sia? Perché un chilo di olio esausto può formare una pellicola inquinante grande come un campo di calcio. Un solo litro di olio può rendere non potabile 1 milione di litri d'acqua. Pensate che ogni anno in Italia si riesce a recuperare solo il 23% degli oli vegetali esausti usati dai ristoranti e dalle industrie, mentre quelli che vengono dalle nostre case vanno quasi totalmente dispersi. Lo scorso anno, nel comune di Pontassieve, sono stati raccolti solo 7.520 kg di olio alimentare esausto. Pochi, no? Pensate a quanto olio buttiamo ogni giorno. E quindi, che ci facciamo con questi oli alimentari esausti? Il comune di Pontassieve, AER e Silo ci hanno chiesto di provare a spiegarvelo, così che possiate essere voi a insegnare anche ai vostri genitori come raccogliere e dove portare questi oli. Ci sono infatti degli spazi e dei contenitori apposta dove vanno buttati, come questi qui. Se lo butto correttamente, l'olio può diventare tante cose. C'è chi ne ricava la glicerina con cui produce sapone, chi crea nuova energia e chi, e sono la maggior parte, biocarburanti, come il biodiesel. Cos'è questo biodiesel? È un combustibile per motori diesel che si ricava da fonti rinnovabili, tra cui i nostri oli alimentari esausti, e che inquina molto meno del petrolio. Ah, ma quindi insieme agli oli alimentari si possono buttare anche gli altri, ad esempio quelli dei motori? No! Perché, direte voi, se tanto poi si produce un carburante? Semplice, perché l'olio dei motori è un olio minerale, che è proprio tutta un'altra cosa. E se lo versate nei contenitori per l'olio alimentare esausto, questo ne sarà contaminato e non sarà più riutilizzabile. Quindi, impariamo a non buttare gli oli alimentari così dove capita. Basta un po' d'attenzione e con un gesto piccolo piccolo possiamo fare una cosa grande per l'ambiente e per il nostro futuro. E ricordiamoci sempre che ogni individuo può fare del mondo un posto migliore. Testoni!